Questa serie si chiama Ricercati. È nata per raccontare le storie delle intelligenze italiane nel mondo. Le vite e le ricerche degli studiosi che si incontrano nelle università di tutto il pianeta. Ricercati è prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La puntata di questa settimana è di Francesca Milano. Della mail di Mara mi avevano colpito due cose. La prima è che ci ringraziasse per questo podcast. Diceva che ascoltare le storie degli altri ricercatori all'estero la faceva sentire meno sola. La seconda è che la sua ricerca riguarda una lingua che io non avevo mai sentito nemmeno nominare. Il siriaco, una lingua appartenente al gruppo dell'aramaico. Ho colto al volo la possibilità di intervistarla per saperne di più. E ho scoperto una giovane ricercatrice appassionata del suo lavoro. Mai come questa volta ho bisogno che la ricercatrice di oggi ci spieghi di che cosa si occupa, perché Mara Nicosia studia la retorica come materia di insegnamento nelle scuole di lingua siriaca, che è una varietà di aramaico. Allora, prima di tutto, Mara, dimmi se ho fatto qualche errore in questa descrizione e poi soprattutto spiegaci di che si tratta. No, assolutamente, nessun errore è corretto. Di che si tratta? Sostanzialmente si tratta di studiare il modo in cui la retorica e tutti i concetti che sono associati alla retorica passano dall'essere utilizzati nei testi che leggiamo all'essere insegnati. La retorica soprattutto è un qualcosa che noi apprendiamo fin da piccoli, fin da subito, dal mondo che ci circonda, tant'è che molti di quelli che usano figure retoriche o che appunto usano strategie retoriche non sanno che le stanno usando. Quindi c'è una bella differenza tra usare strategie e figure retoriche e insegnarle, spiegarle e studiarle. E quindi quello di cui mi occupo io è capire come si è passati nelle scuole dove appunto si insegnava in lingua siriaca, come si è passati da questo apprendimento, diciamo passivo tra molte virgolette, a mettere su un sistema che potremmo chiamare oggi accademico, cioè un sistema che risponde a delle regole, che ha delle categorie, insomma un sistema scolastico. Torniamo un attimo sulla lingua siriaca, che appunto è una varietà di aramaico. Raccontaci che lingua è, dove si parla, se si parla ancora. Il siriaco, essendo appunto una varietà di aramaico, è una lingua semitica. Le lingue semitiche sono una famiglia di lingue con moltissime appunto lingue al loro interno, che vanno dall'accadico all'ebraico all'aramaico, all'arabo, varie lingue etiopiche, eccetera, eccetera. L'aramaico tra tutte queste lingue è quella con la testazione ininterrotta più lunga, parliamo di una lingua con circa 3.000 anni di storia, e al suo interno ha appunto molte varietà che si sono distinte al punto tale da essere lingue separate. Il siriaco fa parte del periodo che molti identifichiamo come aramaico tardo, non tutti sono d'accordo e non tutte sono d'accordo con questa periodizzazione, però diciamo che inizia ad emergere già tra il primo e il secondo secolo dell'era comune e poi diventa, diciamo, entra nella sua fase classica tra il quarto e il settimo secolo. La città in cui questa lingua nasce è la città di Edessa, in greco Edessa, in aramaico Urfa, oggi Sanliurfa in Turchia. E appunto nasce come una varietà locale e poi si espande grazie al fatto che diventa la lingua ufficiale, letteraria e soprattutto liturgica di vari gruppi di cristiani che fanno parte delle chiese Siro orientale e Siro occidentale, con vari altri scismi al loro interno. La lingua è ancora utilizzata come lingua liturgica, una varietà viene parlata oggi con una serie di differenze evidentemente rispetto alla lingua classica. È stata utilizzata per scrivere sicuramente fino al XIII secolo, poi è andata modificandosi, è utilizzata ancora da gruppi che sono neorameofoni, quindi da persone che parlano molte varietà di neoaramaico anche oggi. Facciamo un passo indietro però, come nasce questa tua passione per questa lingua, per queste lingue e in particolare per la retorica? Nasce per errore, veramente, nel senso che ho sempre saputo di avere una propensione per le lingue fin da quando ero molto piccola, infatti mia madre ha fatto in modo che io imparassi l'inglese a casa da molto molto piccola. Però quando poi era arrivato il momento di iscriversi all'università io avrei voluto fare belle arti, soltanto che quando io mi sono iscritta, ed era il 2010, l'università di Catania aveva appena inserito il numero chiuso per tutte le facoltà, quindi si trattava di scegliere entro luglio una facoltà.
mia nonna mi convinse, mia nonna che ha avuto un ruolo sempre molto presente nella vita mia e delle altre sue nipoti, mi convinse a fare comunque l'esame per entrare a lingue, perché appunto sapevo che era una cosa che mi appassionava, per cui avevo una propensione. E poi alla fine, insomma, mi disse: se entri, non mi ricordo se entro i primi 10 o i primi 5, ti iscrivi. Ed effettivamente mi iscrissi e scelsi le uniche due lingue non europee che erano, diciamo, nell'offerta didattica, che erano arabo e giapponese. Il giapponese non fu amore, l'arabo sì. E l'arabo mi permise poi di associare due annualità di letteratura e la storia dei paesi islamici e soprattutto la filologia semitica. E grazie alla filologia semitica io ho scoperto una passione non solo per la materia, ma poi anche per l'aramaico in sue vari dialetti e varie varietà, di cui mi sono occupata a varie riprese. E poi, insomma, dopo aver completato la triennale all'Università di Catania, essendomi laureata con una tesi in filologia semitica, mi sono spostata all'Università di Napoli, l'Orientale, dove ho studiato moltissime altre lingue semitiche e dove poi nel 2016 ho cominciato il mio corso di dottorato. E da lì, al mio secondo anno di dottorato, ho avuto la mia prima esperienza fuori dall'Italia, perché ho passato l'anno a Parigi, a École Pratique des Hautes Études, o piace, e appunto poi da lì ho completato il terzo anno in Italia e poi sono andata via e per il momento non sono ancora tornata. Esatto, non sei ancora tornata in Italia perché dopo Parigi poi sei stata in altri paesi e adesso sei in Inghilterra. Raccontaci prima di tutto qual è il percorso che ti ha portato in Inghilterra e poi che cosa fai in Inghilterra. Io sono arrivata in Inghilterra dopo aver passato un anno e qualcosa in Spagna, a Madrid, dove però non lavoravo, sono andata lì perché quello che adesso mio marito lavorava a Madrid, insomma io aspettavo la difesa della mia tesi di dottorato, poi c'è stato il Covid e quindi le cose sono andate un po' per le lunghe. Poi ho passato 2 anni a Ghent, in Belgio, con un contratto di postdoc all'interno di un progetto ERC e poi ho vinto una British Academy Newton International Fellowship. E sono appunto venuta qui all'Università di Durham, nel nord dell'Inghilterra. Cosa faccio? Io ho una posizione di ricerca, che sarebbe al 100% di ricerca, anche se in realtà quest'anno insegno anche un corso di magistrale, e mi occupo appunto di studiare i manuali di retorica siriaca per cercare di carpire quante più informazioni possibili che mi permettano di ricostruire a ritroso il percorso che la materia ha fatto per diventare appunto materia di insegnamento. Ci potresti raccontare com'è la vita quotidiana, com'è la tua giornata? La mia giornata è abbastanza regolare, nel senso che io la mattina cerco di andare in ufficio quanto più spesso possibile, perché mi piace avere anche contatto con colleghi e colleghe, soprattutto da quando ho iniziato a lavorare dentro un team in Belgio. Ho sempre tratto enorme beneficio dal contatto con altre persone, soprattutto e specialmente se queste persone fanno cose leggermente diverse dalle mie. Dipende, o scrivo articoli o metto su presentazioni per conferenze o convegni, o organizzo conferenze o convegni, o cerco di scrivere la mia monografia con tanta fatica, ma soprattutto leggo tanto siriaco, cerco di capire che cosa vuole dire il testo siriaco su cui sto lavorando adesso, perché è un testo del IX secolo, quindi estremamente tardo rispetto al siriaco classico, è pieno di parole e termini tecnici che non conosciamo. Cioè parole che magari in siriaco vorrebbero dire cose che già sappiamo, vengono usate in un modo che ci fa capire che quello è un termine tecnico, e capire esattamente che cosa voglia dire questo termine tecnico è molto complicato. Durante la mia tesi di dottorato ho messo su un dizionario trilingue di termini tecnici della retorica, greco, siriaco e arabo, quindi quello mi aiuta molto. Però adesso sto leggendo una parte che non ero riuscita a prendere in considerazione durante la mia esperienza dottorale, e quindi è tutto così una storia, un po' una detective story, in cui cerco di mettere insieme i pezzi con spesso grande difficoltà e cerco di capire su cosa si basa questo insegnamento, quali sono le sue fonti. Sì, mi sembra proprio di poter dire che tu sei una ricercatrice nel vero senso della parola. Sì, penso anch'io. Però prima di diventare una ricercatrice, prima di intraprendere questo tuo percorso, torniamo un attimo alla Mara bambina. Che cosa sognavi di fare quando eri piccola? Molte cose. In realtà non credo di aver veramente preso in considerazione da piccola la possibilità di diventare una ricercatrice e in questo ambito, perché appunto ero una bambina con una grande passione per il disegno, la pittura, quindi mi vedevo più come possibilmente un artista che è una ricercatrice. Poi frequentavo la scuola di danza, l'ho frequentato fino a grandissima, quindi mi vedevo più in una disciplina nella creatività. Però sono tra quelle persone che hanno avuto un'enorme fortuna, ed è quella di avere una specie di folgorazione con la propria materia subito. Quando io ho cominciato la triennale
ho subito saputo, subito sentito che volevo fare questo, e quindi tutto il mio percorso, dalla scelta di andare via dalla mia città, da Catania, per andare a Napoli, poi andare a Parigi e poi Madrid, è stato non ha avuto a che fare con la ricerca, ma comunque continuavo a lavorare sui miei testi, e poi in Belgio, e poi adesso fino a qui, è stato tutto fatto per un grande amore nei confronti della materia, e mi ritengo estremamente fortunata, perché molte persone non hanno la stessa esperienza, perché molte persone scoprono la propria vocazione più tardi, più avanti, e quindi tante cose io le ho potute fare perché ero molto mission oriented, ero molto determinata, sapevo cosa volevo veramente. Prima hai accennato al fatto che appunto sei stata in Spagna per ragioni non lavorative ma sentimentali. Quanto è difficile però coniugare la vita privata con una vita da ricercatore, quindi anche costretto un po' a spostarsi da un paese all'altro? Nel mio caso è difficilissimo, nel senso che io e mio marito non viviamo nello stesso paese da sempre, sostanzialmente. Siamo insieme da moltissimi anni, 9 a questo punto, e quando ci siamo conosciuti io stavo già a Napoli e lui invece stava a Catania. Siamo riusciti a vivere nello stesso paese per 3 anni su 9, prima in Italia perché lui si era fatto trasferire in Campania e poi quell'anno in Spagna. È molto complicato e richiede che entrambe le parti condividano la stessa etica lavorativa e la stessa voglia di fare del loro meglio, del proprio meglio nel tempo che si può ritagliare. Ci vogliono moltissimi viaggi, troppi viaggi, e ovviamente questo è un po', diciamo, un problema per lo sviluppo di una routine normale. Però cos'è il normale? Anche questo per me ormai è normale, e come me tantissime altre persone nel mio settore si trovano ad avere compagne e compagni, figli e figlie lontani. Per fortuna c'è WhatsApp, le videochiamate WhatsApp, almeno con quelle ci vediamo più spesso. Allora, io in genere faccio sempre una domanda ai ricercatori, cioè quali sono le cose che ti mancano di più dell'Italia? Immagino che una sia tuo marito, le altre due quali sono? Una cosa che senz'altro mi manca è il fatto di essere circondata da una comunità fissa, nel senso che forse per il fatto che io trasloco così spesso, mi sposto così tanto, cambio paese e lingua così tanto, mi manca la stabilità di avere una comunità che sia sempre la stessa. Quindi magari vedo le mie amiche, i miei amici che stanno vicino alle proprie famiglie, quindi hanno nonni intorno e tutto il resto. È un po' l'invidio, senza dubbio, senza cattiveria. Un'altra cosa che mi manca è il fatto di fare le cose nella tua lingua madre. Più passa il tempo, più mi rendo conto di quanto questo mi manchi. Adesso vivo nel Regno Unito ed è facile, l'inglese l'ho imparato da bambina, ma quando mi sono trasferita in Francia, in Spagna e in Belgio io non parlavo né il francese né lo spagnolo né quel po' di olandese che ho imparato prima di trasferirmi. E questo ti dà un grande senso di non appartenenza. Non essere in grado di cavartela nella lingua del paese che ti ospita non ti fa sentire parte del paese. Quindi prima arriva la fluency, meglio è. A proposito di lingue, una cosa che mi incuriosisce sempre quando parlo con persone che studiano e conoscono tante lingue è se ci sono mai delle occasioni in cui tu le sogni queste lingue. Sì, dipende un po' dal paese in cui sono, nel senso che normalmente, soprattutto quando sono qui, io sogno in inglese e in francese, perché il francese è un'altra lingua che scrivo molto, perché pubblico tendenzialmente in inglese e in francese, molto molto poco in italiano. Però quando sono stata in Spagna la settimana scorsa per andare a trovare le nostre amiche e i nostri amici, e sì, ho cominciato a sognare spagnolo. Quando ero in Belgio ogni tanto sognavo un po' in olandese, con una serie di parole che secondo me io ho inventato perché non lo parlo così bene. Quando studiavo all'università, che praticavo l'arabo molto di più rispetto ad ora, mi capitava di sognare in arabo. È più raro sognare nelle lingue di cui mi occupo, quindi in siriaco per esempio, però è facile che io sogni di dover trovare il significato delle parole o di dover capire cosa vuole dire un testo, questo sì. Forse sono un po' ossessionata, forse sì. Beh, è quello che dicevi prima, è la fortuna di avere un lavoro che ti piace. Sì, non credo che sarei riuscita a fare tutto quello che ho fatto, anche con la fatica di appunto spostarsi di continuo, di creare una nuova vita, delle nuove radici ogni anno e mezzo, due, se non avessi avuto questo enorme, grandissimo amore per quello che faccio e per la disciplina. Abbiamo detto che è complicato fare sacrifici, spostarsi, eccetera. Però le esperienze all'estero regalano anche delle competenze o comunque ti danno la possibilità di imparare qualcosa in più, non solo lavorativamente. Quali sono le 3 cose che tu ti porti a casa oggi da queste tue esperienze all'estero?
Io ho imparato a cavarmela ed è una cosa di cui spesso parlo con... Io ho due sorelle più piccole, la seconda sta finendo il suo dottorato a Ghent, in Belgio, dove io vivevo prima, e siamo colleghe, ci occupiamo entrambe di siriaco. E quello che facciamo spesso presente, sia parlando l'una con l'altra che a volte anche in famiglia, è che noi non abbiamo il privilegio di essere circondate da, appunto, da una comunità fissa. Quindi tutto quello che dobbiamo fare, dalla scelta del medico, c'è stato il Covid, quindi al fatto di ricevere il vaccino, per esempio, per il Covid, tutto l'abbiamo dovuto fare in un posto in cui era tutto nuovo, in cui non conoscevamo niente. Molto spesso i nostri documenti arrivano in ritardo, molto spesso per tante cose dobbiamo passare dall'ambasciata, per esempio, dal consolato. Quindi sicuramente la capacità di cavarcela. Anche la terza delle mie sorelle non vive più a Catania, però lei sta completando la sua magistrale a Torino e quindi in qualche modo ha la fortuna di tornare più spesso rispetto a noi per le cose del quotidiano. Un'altra cosa che ho imparato e che ogni giorno imparo e che ogni giorno noto è l'esposizione al diverso da me, a tutto quello che è diverso da me in tema di abitudini, di passato, di esperienze. Il fatto di essere sempre in contatto quasi sicuramente con persone o quasi certamente con persone che hanno un vissuto, un'esperienza, delle abitudini, delle opinioni anche politiche spesso molto diverse dalle mie, e questo mi insegna ogni giorno a tenere a mente il fatto che c'è un mondo che non sono io e c'è un mondo che è diverso da me e dalle persone con cui sono cresciuta. E poi il terzo aspetto che ho imparato è un grande senso di apertura, nel senso che io sono abituata ad essere sempre quella straniera, sono sempre quella che viene da fuori, sono sempre quella che non appartiene al posto, e quindi ogni volta che c'è qualcuno che appartiene ancora meno di me, o che sono in Italia e quindi tecnicamente sarei nel mio paese, e c'è qualcuno che sulla carta non appartiene, mi ricordo sempre che quello straniero o quella straniera sono io, o potrei essere io, e quindi mi ha abituata ad essere più paziente e ad essere più attenta a questo aspetto. E questi sono, credo, i tre grandi insegnamenti che io ho ricevuto da questi anni lontana. Volevo farti un'ultima domanda. Quando intervistiamo i ricercatori, molto spesso chi si occupa di ricerca ha un obiettivo, ha un tempo davanti, ma ha un obiettivo, sta ricercando qualcosa, quindi c'è un goal da raggiungere. Qual è il tuo? In termini di ricerca, il mio obiettivo principale sarebbe scoprire cosa avesse in mente Antonio di Tagrit, che è l'autore principale di cui mi occupo, quando scriveva il suo trattato. Capire con certezza quando è nato, quando è stato attivo e dove abbia trovato tutte le cose che ha scritto. Perché finora ho tutta una serie di ipotesi più o meno sostenute e supportate dalle evidenze, però rimangono appunto ipotesi. E quindi questo è il mio grande sogno nel cassetto, capire cosa avesse in testa lui. Dal punto di vista della carriera, appunto io faccio tutto quello che faccio per amore, quindi mi piacerebbe poter continuare a lavorare in questo ambito, quindi magari a suo tempo diventare professoressa associata o addirittura ordinaria, chissà, o anche entrare all'interno di organismi che non sono strettamente universitari, nel senso che non sono università, ma come per esempio il CNRS in Francia, dove appunto le posizioni sono quasi esclusivamente di ricerca e non includono l'insegnamento, che però io, diciamo, amo molto, quindi non mi dispiacerebbe continuare a insegnare. Allora, in bocca al lupo per questi due desideri e grazie mille per essere stata con noi. Viva il lupo, grazie a voi. Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo, è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.